Ciao a tutti e bentornati sul canale della Mela Avvelenata. Io sono Fio e oggi vi racconto una storia italiana molto conosciuta, ma poco trattata. La storia di una donna con la purezza e la bontà d'animo di un bambino. È il 13 gennaio del 2016 e Gloria, insegnante di sostegno di 49 anni, esce dalla propria abitazione dove vive con gli anziani genitori, Maria Luisa, detta Marisa, ed Ettore. Ci troviamo a Castellammonte di Ivrea, un piccolo paesino di circa 10.000 anime, sito 40 km a nord di Torino. La mattina trascorre come tutte le mattine, ma alle 13 e un quarto circa Gloria telefona alla madre e la informa che tarderà. Alle 13 e tre quarti comunque è a casa, pranza, ma poco dopo è già pronta per uscire. Informa la madre di doversi recare a scuola perché non ha terminato una riunione scolastica. Sono le 14:30 circa. Gloria saluta il padre Ettore, gli dà un bacio sulla guancia, un fatto non comune perché Gloria non è dedita a gesti molto affettuosi, e lo rassicura soprattutto che sarebbe tornata di lì a poco per guardargli le bestie. I genitori di Gloria infatti sono ancora molto lucidi, ma non più in gamba come un tempo nel compiere determinati lavori di casa pesanti, quindi Gloria si sostituisce a loro nell'aiuto e nel disbrigo delle faccende domestiche. E uno dei compiti che le è affidato e al quale il padre tiene molto e tende ad agitarsi se disatteso è quello di dar da mangiare i conigli. Gloria quindi lo rassicura e poi esce di casa. Le lancette dell'orologio scorrono lente e inesorabili quel pomeriggio, ma quei conigli non riceveranno da mangiare dalle mani di Gloria. Gloria infatti non rincasa all'orario pattuito, ma la madre inizialmente non vi dà peso, anche perché Gloria a scuola sta lavorando, vi è in corso una riunione scolastica che ovviamente può dilungarsi. Ci sta. Ma poi Marisa riceve la telefonata di una collega e cara amica di Gloria di nome Roberta che le chiede di passarle la figlia. E Marisa appunto informa Roberta che Gloria era a scuola per una riunione scolastica. A quel punto però sono circa le 18 e tre quarti, 19, quindi le due si impensieriscono perché inizia ad essere un orario molto borderline. Quindi Roberta decide di andare a scuola a verificare se la scuola è ancora aperta, se la riunione è ancora in corso, per quanto sia un fatto strano, e quindi anche per aiutare i due anziani genitori, va lei e si reca a scuola. Si sono fatte quindi le 19 e Roberta arriva a scuola, dove trova lo stabile buio e sinistramente silenzioso. Quel pomeriggio infatti non vi era nessuna riunione a scuola. Gloria ha mentito ai suoi genitori. Un fatto davvero molto strano e molto poco in linea con le sue abitudini. Appena si scopre che la scuola è chiusa, già allora, subito, in quello stesso istante, la madre disse queste testuali parole: Gloria non c'è più. I due poveri genitori quella sera vivono ore di disperazione. Non cenano, sono fortemente angosciati, ma sicuri solo di una cosa: Gloria è morta, Gloria non c'è più. Non hanno nessun tipo di speranza, nonostante siano solo le 19:30, le 20 di quella stessa sera. Il loro pensiero va solo al dove, al come e al perché. Le speranze di rivedere la figlia in vita sono già perse. Sono più o meno le 20:30 di sera quando Raffaella, una giovane cugina di Gloria, viene raggiunta da una telefonata. Sta lavando i piatti in attesa di recarsi al lavoro per il turno da infermiera di notte al pronto soccorso dell'ospedale. È sua madre. La informa che Gloria è sparita, quella sera non era rincasata. Anche la cugina, nonostante siano solo le 20:30, è disperata. Inizia a piangere, telefona subito al lavoro e gli informa che quella sera non potrà andare a coprire il suo turno. Raggiunge poi i zii, Marisa ed Ettore, mentre sua madre va in questura a sporgere denuncia di scomparsa. È sera. Gloria è una donna di 49 anni, adulta ed economicamente indipendente. Ma quel ritardo, già solo alle 19 di sera, aveva sconvolto la famiglia. Un fatto strano, ma che va riletto sulla base della vita, delle abitudini e della personalità di Gloria. Non potrebbe essersi attardata, aver avuto un imprevisto, essersi dimenticata di avvisare,
Potrebbe aver incontrato un amico, un'amica, insomma, in fondo sono solo le 19, le 20 di sera. Eppure è già quell'orario, la famiglia è disperata ed è certa che a Gloria sia successo qualcosa di molto grave. Ma non è solo la famiglia di Gloria e i parenti a prendere sul serio quella scomparsa sin da subito, anche gli inquirenti che si mobilitano prontamente per capire che cosa sia successo all'insegnante di sostegno. Il maresciallo del paese, Domenico Fanciullo, mobilita la squadra, i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile. Parte una ricerca a tappeto con l'ausilio di droni, vengono perlustrati boschi, canali dirupi, fino alle sponde del torrente con quel nome sinistro, l'Orco. Perquisita a fondo la casa e la camera di Gloria, tutto in ordine. Nulla viene ritrovato, lei non viene ritrovata. Da questo inizio di ricerche a dove ci troviamo ora passa un mese. In questo mese si è cercato ovunque, ma di Gloria non vi è alcuna traccia. In questi casi quindi si scava a fondo nella vita di Gloria, che sembra una vita molto tranquilla, ma qualsiasi dettaglio in questi casi può essere utile. Dall'archivio spunta una denuncia che Gloria aveva presentato qualche anno prima. Un classico. Due truffatori si erano finti tecnici incaricati di controllare le valvole dei termosifoni e avevano portato via un bottino di circa 300 euro in contanti. Ma poi salta fuori un'altra denuncia dalla Procura di Torino. Una truffa molto più fine ed ingegnosa, sempre ai danni di Gloria. Gloria aveva sporto denuncia nel 2015 tramite un legale e aveva raccontato di essersi fidata di un suo ex alunno, alla quale aveva affidato tutti i suoi risparmi per un ammontare di 187.000 euro che aveva consegnato al giovane in contanti. Il giovane e i soldi erano spariti. Beh, direi che scavando questa sicuramente non è una cosa da poco. Vengono poi controllati i tabulati telefonici, le videocamere di sorveglianza nei pressi della casa di Gloria e ascoltati diversi testimoni. E si scopre che alle 14:40 Gloria era stata avvistata di fronte all'ufficio postale da Margherita, un'impiegata. Poi la telecamera di una rotonda vicino a casa di Gloria inquadra una donna che sembra assomigliarle. Un dato incrociato mette in luce che effettivamente il suo cellulare ha lanciato un segnale alle 14:40 esattamente da quella rotonda. Quindi ovviamente gli inquirenti controllano molto bene tutte le auto e tutti gli spostamenti che sono avvenuti in quell'orario in quella rotonda. Le telecamere riprendono il passaggio di molte auto, tra cui una Mini arancione e una Twingo bianca. Il fatto però comune che salta all'occhio è che queste due autovetture sono intestate alla stessa persona. Poi partono anche due chiamate da due cellulari diversi da quella rotonda, intestati alla stessa persona delle macchine, quindi diciamo che c'è un dato abbastanza bizzarro che salta all'occhio. Il proprietario di tutto questo popò di roba, quindi delle due macchine e dei due cellulari, è un'unica persona fisica, Roberto Obert, 54 anni, ex parrucchiere. E ovviamente viene fermato e interrogato. Il 19 febbraio Roberto viene convocato a Torino e piano piano inizierà a raccontare i fatti avvenuti il 13 gennaio, un mese prima. A singhiozzo inizialmente, poi come un fiume in piena, crolla, confessa. Porta gli inquirenti nei pressi di una discarica in disuso, indica una botola e lì dentro, immersa in una melma scura, giace il cadavere nudo di una donna. Il riconoscimento sul posto viene fatto dalla giovane cugina infermiera e sin da subito le speranze sono poche. I genitori vollero vederla in obitorio. La madre non dimenticherà mai ciò che vide. Gloria venne loro mostrata solo dalla testa al collo e il suo viso era un caleidoscopio di colori che viravano dal giallo al blu, al rosso, al verde, al marrone. La madre aveva bisogno di vedere, ma fu solo grazie al muro che aveva alle sue spalle, alla quale era appoggiata, che non crollò a terra. Vi è infatti nella nostra splendida lingua italiana un termine che identifica i vedovi, uno che identifica gli orfani, ma non vi è un termine che identifichi un genitore che sopravvive a un figlio. No, no, no.
Gloria era una grande tifosa della Juve e di Del Piero, ma era una persona molto riservata, timida, quindi non aveva mai osato andare allo stadio a guardare i suoi campioni. Però guardava sempre la partita al sicuro, sul suo divano insieme al papà, in linea con quella che era il suo carattere e le sue abitudini, e non perdeva nemmeno una partita della sua squadra del cuore. I genitori scelsero quindi di vestirla con i colori della sua squadra. Un compagno di scuola le mise una sciarpa della Juve al collo. Ma torniamo ora a Roberto Obert. Durante l'interrogatorio, Roberto sgancia una bomba. Afferma di non aver ucciso lui Gloria, nonostante abbia portato al corpo di Gloria. Lui quel giorno non era solo. Si era trovato suo malgrado, costretto in quel fattaccio, in quell'omicidio. E la persona che aveva ucciso Gloria era il suo amante, di 30 anni più giovane, il ventenne Gabriele De Filippi. Gabriele De Filippi, questo nome fa drizzare le antenne agli inquirenti. Infatti, quel nome è già saltato fuori nell'inchiesta su Gloria. Gabriele De Filippi, infatti, una denuncia a suo carico sporta dalla professoressa, proprio per quella truffa di cui vi ho parlato poco fa. È il suo ex allievo che l'ha privata di tutti i suoi risparmi. Ma che rapporto vi ha fra questi due uomini? Questo uomo di 54 anni e questo giovane di 20, amanti. Allora, Gabriele conosce Roberto sin da quando è bambino, in quanto Roberto è un carissimo amico di sua madre, Caterina Battista. Roberto e il suo storico compagno di nome Angelo frequentano la casa di Caterina da sempre. La donna, infatti, ha avuto un passato molto difficile e una grande sfortuna con gli uomini. Il papà di Gabriele, infatti, picchiava Caterina sin da quando era incinta. Era un uomo violento e alcolizzato. Quindi, a un certo punto, Caterina prende suo figlio e va a vivere con i genitori. Poi torna nuovamente a vivere da sola perché si fa un nuovo compagno. Nasce Claudio, il suo secondogenito, il fratellino di Gabriele, che ha 7 anni in meno di lui. Però anche il rapporto con il padre di Claudio sfuma e l'uomo la lascia senza mai provvedere in maniera tangibile al figlio Claudio, quindi senza aiutarla mai economicamente né moralmente. Quindi diciamo che Roberto Obert e Angelo, il suo compagno, diventano un aiuto per Caterina, sono due figure fidate che la sostengono, vacanze insieme, cene, festività, conforto nei momenti difficili. Sono una sorta di fratelli per Caterina e di zii per Gabriele e Claudio. Totale fiducia, come si suol dire, fidarsi è bene e non fidarsi è meglio, perché all'improvviso, quando Gabriele ha 16 anni, il rapporto fra lui e Roberto Obert muta in maniera del tutto inaspettata. Iniziano a frequentarsi, ad avvicinarsi. Quando la madre di Gabriele è fuori casa per lavoro, si chiudono in camera e hanno rapporti sessuali. Caterina afferma al processo di essere sempre stata ignara di tutto e di essere assolutamente contraria a quella relazione. Non avrebbe avuto problemi ad una relazione omosessuale del figlio con un suo coetaneo, ma assolutamente disapprova la relazione del figlio, sedicenne, con un uomo di 50 anni all'epoca dei fatti. Pensate un po', il primo a scoprire di questa relazione è Angelo, il compagno e il fidanzato storico di Roberto Obert, e lo scopre grazie a delle voci che circolano. Conoscenti in comune avevano visto Roberto Obert e Gabriele girovagare in giro in macchina a Torino, ai Lumini, dove i due andavano a cercare il terzo. Ho fatto ovviamente delle ricerche per capire meglio perché non sono di Torino e non sono pratica, ma il parcheggio del cimitero monumentale di Torino è detto in gergo i Lumini, in gergo nel senso che è un luogo di ritrovo per persone omosessuali che cercano però un rapporto occasionale. Quindi trovare Roberto e Gabriele in attesa in quel cimitero ovviamente lascia poco spazio ai dubbi circa il loro rapporto. Angelo affronta quindi Roberto e lui ammette di avere una relazione con Gabriele. Un attimo di debolezza, ma tutto sarebbe finito lì, subito. Ma no, non finisce lì. Roberto e Gabriele continuano ancora a frequentarsi e a vedersi in casa, quando la madre di Gabriele non c'è. Roberto è attratto da Gabriele in maniera irresistibile, al punto da farsi coinvolgere nell'assassinio di una prudente e timida professoressa. Scoperti gli altarini, i due, manco a dirvelo, si accusano a vicenda e viene predisposto subito quindi un durissimo faccia a faccia tra i due. Credetemi, capire chi mente è quasi impossibile, ma ovviamente uno dei due mente.
conosciuto la Rob Zubir del Certo. 13 gennaio. Io vorrei sapere come avrei fatto. Ma quando l'avrei vista questa professoressa? Sta povera Cristo qua. Io Aspetti, adesso solo un secondo un vorrei attimo. sapere Sì, quello. adesso lei. Io vorrei Vabbè. sapere perché non ammetti la realtà. Devi avere il coraggio di dire la No, verità, sei te che visto che stai tu mentendo. hai fatto delle cose. No, Mentendo. mi Sei te che stai dispiace. mentendo e che architetti tutte queste cose qua con tutti. Stai girando, sei malvagio dentro te. Ma te sei malvagio proprio. Roberto quindi afferma che Gabriele addirittura aveva premeditato l'omicidio e quindi durante una loro gita lo aveva portato in questa discarica, aveva fatto dei commenti che lui aveva preso come dei commenti fatti così, però che erano atti a sbarazzarsi della professoressa e quindi a cercare di individuare un luogo per poterlo fare. Gabriele, invece, dal canto suo, accusa Roberto Obert. È stato lui a sperperare quella somma di denaro ed è stato lui ad uccidere la professoressa. Gabriele, in realtà, l'aveva chiamata semplicemente per restituirle la somma. Vi faccio notare, almeno a mio avviso, che durante il confronto Roberto Obert sembra davvero annichilito, cioè guarda Gabriele, non riesce a credere a quello che Gabriele sta snocciolando fuori. Ma Gabriele, dal canto suo, durante il confronto sembra davvero credibile, è sicuro, diretto, snocciola un sacco di dettagli e racconta la morte della professoressa per filo e per segno. Secondo la sua versione, Obert avrebbe estratto dalla borsa una corda, prima si sarebbe infilato dei guanti e avrebbe strangolato la professoressa lì in macchina all'improvviso. Ma ora ci chiediamo, ma come si è arrivati a tanto? Che tipo di legame esisteva tra l'introverso e diffidente insegnante e il camaleontico ex alunno? Cosa aveva spinto la donna a fidarsi così tanto di lui? E perché lui l'aveva uccisa? Gloria conosce Gabriele quando lui ha 12 anni. Gabriele aveva delle difficoltà a scuola e quindi la madre ingaggia un insegnante per delle ripetizioni. Gloria era laureata in lingue e lingua francese, ma la sua vera passione era la cattedra di sostegno, quindi si era riqualificata anche per questa mansione e fra le due cattedre preferiva quella di sostegno. Adorava prendersi cura di bambini con bisogni speciali ed era molto amata dai bambini e dalle famiglie. Gloria era nata prematura e da bambina aveva rischiato di non farcela. E forse proprio per questo i genitori erano così tanto protettivi e attaccati a lei. Per loro, lei era la punta di diamante della loro famiglia, il loro orgoglio. Gloria, durante l'università, ha un piccolo tentennamento, pensa di andare a vivere da sola, ma poi alla fine non prende la casa e decide di rimanere insieme alla sua famiglia, al sicuro. Del resto, per lei è tanto di guadagnato, dice. Almeno così non dovrà cucinare, non dovrà pulire, non dovrà lavare. Potrà dare sostegno ai suoi genitori, ricevendone anche lei. Non se la sente di fare il grande passo, Gloria, e quindi rimane lì. È una donna appunto economicamente indipendente, che guadagna il suo stipendio, che porta il pane a casa, però non vuole avventurarsi fuori da quelle protettive mura domestiche. Trascorre le sue giornate per lo più in casa, se non per recarsi a scuola per lavorare alla mattina. Ha poche amiche che però sono fidate e conosciute quasi tutte dall'infanzia. In particolare frequenta Roberta, l'amica che telefonò la sera della sua scomparsa e con la quale si reca ogni sabato sera sulle 18 alla messa. Questa è l'unica uscita mondana, se vogliamo, di Gloria, perché per il resto non esce quasi mai, se non per fare delle commissioni ed è quasi sempre accompagnata dalla mamma, quindi vanno a fare la spesa, vanno per negozi, però per il resto lei non frequenta locali, non fa uscite, è per lo più a casa. Gloria è descritta come una donna buonissima, ma molto chiusa e semplice. Pensate che non dava confidenza nemmeno ad una richiesta di indicazioni stradali, quindi se una macchina si fermava vicino a lei e questo fatto una volta capitò in presenza della sua amica Roberta, lei non rispondeva, andava dritto e diceva: "Io non parlo con gli sconosciuti". Frequentazioni amorose, ragazzi, cotte, nemmeno l'ombra. La sua vita si consuma al riparo del porto sicuro della famiglia, lontana da tutto ciò che può farla soffrire o che la può spaventare. Questo fino all'incontro con l'affascinante Gabriele, che abbatte tutte le sue difese e rompe i suoi schemi. Gloria quindi dà ripetizioni a Gabriele fin da quando ha 12 anni, ma anche al suo fratellino Claudio. E
si affeziona a quella famiglia segnata da tante difficoltà. Caterina, infatti, come madre single con due ragazzi, incontra non poche difficoltà, molte delle quali sono economiche. E quindi Gloria, capita la situazione, pensate, presta le sue lezioni a titolo gratuito. Ma prende a cuore in particolare Gabriele in quanto è un adolescente che possiamo definire problematico, in lotta con se stesso, che fa tanto chiacchierare di sé in paese per via del suo look stravagante e della sua ricerca e scoperta della propria identità di genere. Dalla terza media fino ai 16 anni, Gabriele vive una forte crisi di identità sessuale e di genere. Colora i capelli, si traveste, indossa tante parrucche, lenti a contatto, si trucca vistosamente ed è descritto da tutti come particolare, appariscente e strano. Gabriele viene descritto come un ragazzo intelligente e molto acuto, ma anche un gran manipolatore. Fin da piccolo confeziona con naturalezza bugie e offre all'ascoltatore un'immagine sempre diversa di sé, per ammaliare l'altro. Una sera, ad esempio, ad una cena di famiglia, è presente un medico seduto di fronte a Gabriele, alla quale lui racconta con nonchalance di aver appena superato il test d'ammissione alla facoltà di medicina, quando in realtà non si è nemmeno ancora diplomato. Questo per darvi un assaggio di che tipo fosse Gabriele. Gabriele poi è molto molto attivo sui social. Ha un blog personale dove si racconta, una sorta di diario virtuale, dove si mette a nudo, o meglio se vogliamo, dove mette a nudo la maschera che in quel determinato momento sta indossando. Parlando di me, beh, io sono Gabriele. Di me c'è poco da dire, come molto da dire, ma io credo di avere molto da raccontare. La mia storia è lunga e tortuosa, a volte noiosa, a volte interessante. 18 anni di esperienze hanno fatto di me un essere fuori schema. Fuori schema? Esattamente. Gabriele è un essere fuori schema, fuori ruolo, fuori controllo, fuori da tutto. Ero il tipico ragazzino che ha sempre detestato essere uno dei tanti e ho sempre cercato di diversificarmi il più possibile da ogni frontiera di conformismo. E poi, ero il tipico ragazzino che non seguiva la partita di calcio insieme al fratello e al papà, ma preferiva navigare nei più profondi meandri della rete e si interessava di cosmesi, estetica, musica, fotografia. Tutta una serie di argomenti per la quale ho avuto pochi approcci con i miei coetanei della zona e che mi hanno portato fin da piccolo a frequentare l'altrove. Cos'è l'altrove? Beh, io posso dire che è stata la mia salvezza. Quello che posso accennarvi è che tutto quello che stimolava la mia creatività, la mia mente, la mia cultura, la mia persona è l'altrove. Sono sempre stato un tipo senza troppi limiti e da quel posto sperduto nel canavese in cui vivo sono sempre scappato. Gloria quindi, tra alti e bassi, continua a seguire Gabriele nella sua crescita, ma piano piano qualcosa in lei cambia. Un tenero sentimento affiora, qualcosa che non aveva mai nemmeno osato immaginare. Lui frequenta anche casa sua per le ripetizioni e all'improvviso Gabriele per Gloria diventa Gabriel. Da acerbo ragazzino in lotta con se stesso, Gabriele sta divenendo un giovane uomo. Gloria non può fare a meno di parlare di lui. Vive un vero tumulto di sensazioni interne, forti e piacevoli. Gabriele, verso i 18 anni, però, fa un improvviso cambio di rotta. Appare non più interessato al sesso maschile o comunque ad una bisessualità, ma si concentra nuovamente su un partner di tipo femminile. Con queste sue partner di tipo femminile nega tutto quello che è stato fino a prima, quindi i suoi travestimenti, il suo essere omosessuale o bisessuale. Dà una sua versione dei fatti sul perché si travestisse, si vestisse da donna, usasse tante parrucche e tanti, diciamo, look eccentrici, ma dichiara che il vero Gabriele è quello che ora hanno di fronte, quindi un ragazzo che si è conformato alla massa. Via travestimenti, via parrucche, via trucchi. Inizia anche una convivenza con una sua fidanzata che viene descritta come normalissima. Poi i due a un certo punto si lasciano perché è finito il sentimento, però la ragazza interrogata dirà che Gabriele aveva un atteggiamento assolutamente normale. Sembra quindi che in questa fase della sua vita Gabriele non voglia più dare tanto nell'occhio come prima. Gabriele non termina il suo percorso scolastico, quindi non si diploma, però
va via da casa sua, comunque fa delle esperienze lavorative, per un po' Gloria lo perde di vista. Gabriele ha circa 18-19 anni, poi però nel 2014 i due si rincontrano casualmente. È proprio qui, secondo l'accusa, che Gabriele, ormai ventenne, si rende conto che la sua ex professoressa è molto benestante e inoltre del grano ascendente che ha su di lei, e quindi decide di volerne trarre un vantaggio, truffandola e rubandole tutti i risparmi. Gabriele quindi rincontra la sua professoressa ed è molto gentile con lei, la vezzeggia, l'ammalia. La tua presenza nella mia vita sta diventando fondamentale. Sento i fuochi d'artificio dal terrazzo. Magari li senti anche tu. A domani, tesoro. Dolce notte, Gabri. Non mi sento controllato se mi scrivi, anzi, mi fa piacere sapere che c'è qualcuno che mi sta pensando in questo modo. Dolce Glo, mi ha fatto molto piacere vederti e come vedi non ho resistito più di tanto. Peccato sempre per le incombenze dei tuoi parenti. Un bacio grande. Si finge, nonostante la sua giovane età, un agente finanziario di alto livello, un super manager. Sussurra Gloria di una vita incredibile che mi chiedo come lei possa crederlo, perché le dice di aver preso addirittura due lauree, una in psicologia e un'altra appunto come manager finanziario. Lavora a Milano ed essendo davvero molto in gamba, è stato preso sotto l'ala protettiva del suo potente capo, che ha deciso di designarlo suo erede. Questo capo addirittura ha un nipote che in linea di successione dovrebbe succedergli, ma Gabriele, essendo molto più capace, è il suo rampollo. Gabriele quindi si è trasformato in una sorta di re Mida, un manager finanziario capace di far decuplicare i risparmi che ha sotto le mani. Gloria, donna giudiziosa, prudente e con la testa sulle spalle, non è preparata a questo, non è preparata al sentimento che prova. La testa sulle spalle purtroppo non c'è più, perché Gloria, per questo ragazzo, la testa l'ha persa. È una donna dall'animo puro, innocente come quello di un bambino. Si fida di Gabriele, soprattutto crede nelle sue buone intenzioni nei suoi confronti. Apre lui il suo cuore, ahimè, anche il suo conto in banca. Confida quindi a Gabriele di avere un bel gruzzoletto da parte, dato da delle eredità, vendita di case e dai suoi stipendi. A quel punto Gabriele sferra l'affondo finale. Le chiede quindi di consegnargli tutti i suoi risparmi che lui unirà ai suoi e che poi investirà facendoli fruttare. Ma aggiunge anche una cosa che è quel tocco di classe in più. Con quei risparmi i due sarebbero potuti andare a vivere insieme in Francia, ad Antibes. Lui a volte lavora lì perché vi ha una filiale, quindi si potrebbe trasferire lì insieme a lei. Avrebbero inizialmente affittato due monolocali e avrebbero lavorato insieme e poi si vedrà. In ogni caso, sarebbero stati insieme. Penso sempre a come sarebbe tutto più semplice se ci fosse un contesto più idoneo ad entrambi. Penso che alle volte vorrei cambiare approccio, essere più spontaneo. Forse mi basterebbe viverti un po' di più e magari senza discorsi che si arrampicano su vissuti o conoscenti di 30, 40, 50 o 60 anni fa. Quanto deve aver sognato e fantasticato Gloria in quei giorni. Probabilmente camminava su una nuvoletta rialzata da terra. La possibilità di cambiare vita, la possibilità di esplorare nuove sensazioni e terreni mai battuti a fianco di Gabriele. Cara Glo, stasera ho voluto testare un po' il terreno, vedere almeno la reazione di tua mamma, giusto per avere un'idea di come posso organizzarmi gli affari e le trattative nell'acquisizione societaria, come organizzare la mia vita in Costa Azzurra. Fossi più indipendente e non fossi a Castellammonte, ti avrei già portato via. E quindi Gloria accetta. A nulla valgono le proteste e le raccomandazioni degli amici e dei parenti. Lei è decisissima. Sì, andrà a lavorare in Francia con Gabriele, ma ogni weekend tornerà a casa comunque per assistere e per vedere i suoi anziani genitori. Lei ci crede davvero, lo racconta in giro, si organizza. Qui sta, pensate, anche un diario dove scrive tutte le parole utili, le frasi utili tradotte dall'italiano al francese, perché lei comunque conosce molto bene la lingua francese. Quindi in quei giorni è davvero eccitata e felice. E la fase 1, il gran giorno, arriva.
È il 24 ottobre del 2014. Gloria si reca alla filiale di Torino e preleva tutti i suoi risparmi ansiosamente. Li chiede in contanti. Li infila in una 24 ore, sembra quasi un film, tant'è che la impiegata della banca cerca di fermarla, le dice: ma stia attenta con tutti questi soldi, insomma, vede questa donna così nervosa che ha quasi paura di non riuscirci, ha quasi paura di non riuscire a prelevare tutti quei soldi, perché quei soldi sono il suo passaporto per la felicità e la sua felicità è Gabriele. Gloria minimizza, afferra la sua valigetta con tutte le sue liquidità in contanti. E corre verso l'uscita della banca, verso quella nuova vita. Lavoro e solitudine, era questa la promessa che Gabriele le aveva fatto. Condividi con me il lavoro, ma anche la solitudine che tanto amiamo. Eh sì, ed ora in poi Gloria avrà la sua solitudine, una solitudine grande come un deserto. Consegnata quindi la valigetta a Gabriele De Filippi, Gloria attende. Il 9 novembre i due si vedono per l'ultima volta. Poi il 18 novembre un'email frettolosa da parte di Gabriele che si conclude così: ciao tesoro, baci, Gabriele. E puff, Gabriele all'improvviso è sparito. Gloria lo cerca, gli manda messaggini, gli manda email, ma nulla. Però Gloria è ostinata. In questa prima fase lei non vuole credere al peggio. È categorica anche con le amiche. Lui è fatto così, sarà impegnato, starà lavorando, starà cercando clienti, insomma, ha sempre la scusa pronta per Gabriele. Lui si rifarà vivo. A Gloria Gabriele manca maledettamente. Che ci crediate o meno, la donna non ha un grande pensiero per quei soldi. Le manca ciò che Gabriele le regalava: il calore, la compagnia, la buonanotte ogni sera. Quindi Gloria, un'anima pura, si aggrappa alle ragioni del suo cuore. Ecco che cosa scrive a Gabriele il giorno di Natale di quello stesso anno, a dicembre del 2014. Ciao tesoro, ti scrivo in un giorno speciale, non sono in collera con te, io vorrei vederti, oppure non ti va né di vedermi né di sentirmi. Allora chiudo con questa frase: il bacio tre vite, nasce nell'animo di chi lo dona, resta nel cuore di chi lo riceve e rimane nella memoria di chi ti vuole bene. Gloria. Vi faccio notare che Gabriele è sparito con i suoi soldi da 2 mesi. Gloria continua a cercarlo in questi mesi, continua ad aggrapparsi ad una speranza. In fondo, lo dice anche alle amiche: a me non interessano tanto questi soldi. Beh, sì, certo, rivoglio indietro i miei soldi, sono tutti i miei risparmi, stiamo parlando di quasi 200.000 euro. Però quello che realmente mi interessa è vederlo, quello che realmente mi interessa è capire perché mi ha trattato così. Gloria ormai ha capito, ne è delusa, ma desidera spiegazioni. Sì, i soldi sono tanti e importanti, ma il suo cuore ferito è il primo a parlare. Tenta davvero di tutto, usa anche uno pseudonimo su Facebook, lei che non è avvezza, e contatta anche più volte la madre di Gabriele e Caterina, ma non riuscirà mai a contattare Gabriele per 1 anno e mezzo, pensate. Quindi alla fine, rassegnata, triste, con il cuore a pezzi, presenta denuncia nel 2015 di truffa ai suoi danni da parte di Gabriele De Filippi. Ma credetemi che lei ha aspettato così tanto proprio per tutelarlo. Lei voleva in tutti i modi permettergli di rimediare, non voleva coinvolgere la questura e la polizia. Ricostruiamo quindi ora quello che secondo gli inquirenti è accaduto a Catena dopo questa denuncia. Via Barengo, Castellammonte di Ivrea. È il 16 settembre del 2016 quando Gloria Rosborg, professoressa di 49 anni, esce da casa sua alle 14:30 circa. Ha ricevuto una telefonata Gloria quella mattina, una telefonata che le ha fatto battere forte il cuore, una telefonata che aspetta con ansia da 1 anno e mezzo. Il suo Gabriele vuole finalmente incontrarla, vuole renderle indietro i soldi che le ha sottratto e vuole soprattutto spiegarsi con lei. Gloria quindi racconta una bugia ai genitori e, abbandonata la prudenza, va a piedi fino ad una rotonda. Non arriva però alla rotonda perché viene intercettata prima da Gabriele e da un suo amico, Obert, sul marciapiede. Gloria si fida ancora e sale quindi sulla Twingo bianca. Alle 14:50, quindi, Gloria è seduta sul sedile anteriore del lato passeggero. Dietro c'è Gabriele e guida Obert. L'auto quindi tra a bordo si mette nella rotonda verso Rivara.
Qui l'auto viene intercettata dalla telecamera di videosorveglianza. L'auto esce quindi da Castellammonte e prosegue verso Rivara, verso il luogo che sarà la tomba di Gloria Rosborn. Ecco che cosa racconta Roberto Obert di questo momento. Lei è tranquilla perché conosce benissimo lui. Lui parla del più del meno, dei corsi della graduatoria. È tranquilla, è beata perché sta parlando con lui. Gloria crede a tutto ciò che Gabriele le racconta, ovvero che si sarebbero recati nello studio dell'avvocato Obert a Valperga. Gloria è d'accordo, ha una sola richiesta, vuole contare il denaro e quindi appunto lo conteranno nell'ufficio dell'avvocato. Il denaro è lì in macchina in un borsone, glielo hanno fatto vedere frettolosamente, ma in realtà è solo un facsimile. La prof è talmente estasiata che non dà peso al fatto che deviando l'auto si sta dirigendo verso il bosco. Inoltre consegna ad Obert, su suggerimento di Gabriele, il suo cellulare spento. La finanza potrebbe intercettarci? Meglio se chiudiamo i telefoni. Obert continua. Gabriele la intorta e lei nemmeno si rende conto di dove sta andando. Arrivati alla sbarra, stavano ancora parlando delle solite menate. Gabriele alle sue spalle, mentre parla con voce rassicurante, si infila i guanti e poi toglie dal borsone una corda. In realtà si pensa che possa essere un laccio per stendere i panni o un foulard, qualcosa di morbido secondo l'autopsia. Poi, a tradimento da dietro, Gloria viene strangolata così, mentre le vengono sussurrate all'orecchio parole dolci fino a un istante prima. Non sospetta di nulla. Si fida totalmente di Gabriele e quella fiducia sarà la sua rovina. Gabriele e Roberto portano Gloria su una strada sterrata verso una vecchia discarica in rovina, un luogo dimenticato da Dio, che sarà la sua tomba. I due avevano già fatto un sopralluogo nei giorni prima, quindi vanno diretti, precisi, chirurgici, senza sbavature. I due arrivati quindi all'ingresso scaricano il corpo di Gloria dall'auto, la spogliano dei vestiti e dei gioielli e la lanciano testa in giù dentro la vasca del percolato. Infilata dentro un tombino e lasciata cadere all'interno della vasca, una vasca che ha raccolto per anni i liquami della discarica chiusa di Rivara. I due tornano quindi indietro, percorrono lo stesso tragitto e in questo momento si liberano anche del cellulare di Gloria, lo distruggono, e anche della SIM che bruciano, la SIM con la quale avevano contattato Gloria quel giorno. Si disfano dei loro vestiti ma anche quelli che aveva indosso Gloria e poi lavano accuratamente l'auto. Ma quella telecamera di sorveglianza, quegli incroci sospetti in quel pomeriggio e soprattutto il crollo psicologico di Obert che confessa tutto, saranno la loro rovina. Gloria verrà ritrovata, sepolta in quel buco nero da un mese. E da allora si apriranno le danze, processi su processi e accuse su accuse. Rito abbreviato per Gabriele e Roberto. La Cassazione ha deciso che sono colpevoli dell'omicidio di Gloria. 30 anni per Gabriele e 19 anni per Roberto Obert. Un omicidio barbaro, tremendo, un delitto lucido ed efferrato. La difesa di Gabriele ha puntato tutto sul disturbo di personalità narcisistico del giovane, ma in questo caso manca l'elemento patologico, lo stato psicotico vero e proprio. Anche la madre di Gabriele, Caterina, si è dovuta difendere in aula dalle accuse di concorso in omicidio per aver istigato il figlio ad eliminare Gloria. È stata però assolta, ma condannata a 14 mesi per truffa. E i soldi di Gloria sarebbero stati investiti in Bitcoin. È ciò che emerge dal materiale cancellato e poi recuperato, email, messaggi su Facebook dei protagonisti di questa triste storia. Gabriele nel frattempo in carcere pare aver cambiato vita, o almeno questo è quello che lui dichiara. Si è diplomato e poi ha dichiarato anche di volersi iscrivere alla facoltà di legge per divenire avvocato. Lo scorso anno ha contratto il noto virus, che non cito, e per questo è stato scarcerato, quindi è apparso in qualche articolo di giornale perché ha passato un paio di settimane per curarsi in un appartamento anziché in carcere, poi è entrato nel carcere dove sta scontando la sua pena. Un ultimo pensiero come sempre va ai genitori di Gloria. Pensate che 4 anni dopo la scomparsa di Gloria, questi due poveri anziani sono stati derubati, in realtà hanno subito un tentativo di furto in casa, ma i ladri sono stati messi in fuga da, credo, la signora Marisa, la madre di Gloria, anche se a ben pensarci, il loro gioiello più grande
gli era già stato portato via. Gloria, che in realtà è stata truffata prima di tutto dai suoi sentimenti e dal suo cuore, se possiamo dire così. Ho scoperto tra le mie ricerche che la mattina dell'ultimo giorno della sua vita era tornata a casa in ritardo da scuola perché era andata velocemente dal parrucchiere dal momento che desiderava i capelli un po' più mossi e per uscire per quella fantomatica riunione scolastica aveva indossato il vestito buono della domenica per andare incontro alla morte. Hanno ammazzato una colomba, questo è stato il commento molto toccante del suo avvocato Stefano Caniglia. Questa storia, non ve lo nego, mi ha fatto stare male, come praticamente tutte le storie che racconto, mi ha toccato profondamente, non aggiungo nient'altro, solo il solito monito che vi dico sempre, occhio alle mele marce. Al prossimo video.